Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e questo report arriva, come avevo preconizzato nel report precedente, con quasi 2 mesi di ritardo, me ne scuso. In apertura di report vi spiegherò che cosa è successo. Quindi, senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo. Chi mi conosce da un po' di tempo, ma anche chi ha imparato a conoscermi attraverso questi video, sa che uno dei miei grossi difetti è quello di non riuscire a fermarmi e, bontà sua, meno male che esiste la mia compagna perché mi ha intimato di prendermi qualche giorno di vacanza e quindi questa decisione è stata presa poco prima di registrare il report del mese di maggio, sì, non mi ricordo neanche più in che mese vivo, e meno male perché ne avevo bisogno. Io sono una persona che va avanti a lavorare a sprombattuto finché non cade a terra esanime, quindi meno male che c'è una mia controparte che mi salva da questo destino inglorioso. Il problema è che tornando da queste meritate vacanze, e che mi hanno fatto dire: ma chi se ne frega del report, lo faccio il mese dopo. Ecco, il mese dopo è successo che ho cominciato ad avere mal di testa, mal di schiena, come un sessantenne. Io non ho più 20 anni, non ho neanche più 30, devo cominciare a rendermi conto che il fisico non riesce a supportare quello che invece la testa vorrebbe. Questo è il preambolo che in parte spiega il perché questo report arriva con 2 mesi di ritardo e in parte per sfogarmi un po' con voi che non ne potete niente sulla mia incipiente vecchiaia. Sono comunque fiducioso del fatto che riuscirò a realizzare quasi tutte le cose che vi ho promesso e che vi prometterò in questi report prima di morire, quindi tranquilli, sono solo lamentele giustamente da un povero vecchio che oltretutto in questo mese di giugno, che definire canicolare è un eufemismo, ho tutti gli acciacchi del caso. Rompiamo gli indugi e parliamo di Stereo Dreams, l'album di debutto di Kerberos, la nuova produzione della Vertical Green Productions, che a differenza delle altre produzioni non sarà un progetto cinematografico ma interamente musicale. In questo periodo e anche durante le vacanze al mare mi sono concentrato sulla scrittura dei testi delle varie canzoni, smentendo clamorosamente quello che mi sembra nel report precedente, in quello prima, avevo affermato, cioè che Stereo Dreams sarebbe stato un album interamente strumentale. No, cancellate tutto, Stereo Dreams avrà molti brani cantati dal sottoscritto, speriamo di fare una bella figura. Questa decisione, questo cambio di struttura deriva dal fatto che diciamo la lore, il sostrato narrativo di Stereo Dreams e degli album successivi sta diventando molto corposo e quindi affidarlo unicamente alla musica senza anche solo un accenno di canovaccio, di storia a sostegno del tutto, sarebbe molto molto difficile e quindi ho optato per la scelta di avere non tutti i brani, ma una buona parte di essi cantati e quindi con il veicolo della parola riuscire a raccontare una storia più articolata e un pochino più precisa. Fermo restando che comunque sarà una narrazione in stile Vertical Green, quindi molto interpretabile, sufficientemente ermetica da non costringere chi, in questo caso in chi ascolta, a trovare un senso univoco. Fine doppiamente difficoltoso dal momento in cui si parla solamente di musica. In questo senso, come già avevo anticipato forse in un report precedente, Stereo Dreams e i prossimi album avranno anche un libretto in stile operistico, quindi ogni brano avrà la propria copertina personalizzata, il testo in inglese e con a fronte una traduzione in italiano, e quindi ci sarà la possibilità anche per chi lo acquisterà in digitale
ci sarà la possibilità, dicevo, di poter seguire la storia proprio come succede all'opera. Nelle prossime settimane, lo anticipo con tutte le cautele del caso, però nelle prossime settimane dovrei poter essere in grado di pubblicare per intero uno di questi brani, Road to Perdition, e quindi nel report in cui vi annuncerò l'uscita di quello che praticamente è il primo singolo di Stereo Dreams, mi servirà per raccontarvi la storia di questo singolo brano e del perché è così importante per me che sia stato inserito all'interno di questo album. E passiamo a Flatland, la serie attualmente in sviluppo e in collaborazione con Russell e Robert Giffen, musicisti newyorkesi che si sono offerti di realizzare gratuitamente la colonna sonora appunto della serie. In questo periodo, non l'ho nascosto precedentemente, il progetto ha avuto dei rallentamenti dovuti a me, per colpa mia, un po' per il lavoro con Valle Pro, di cui ho parlato precedentemente, ma anche perché Flatland è un progetto abbastanza atipico, che si muove su livelli di grafica pura animata, quindi è un progetto di cartone animato molto più visivo da un punto di vista concettuale, e quindi trovare un concept design che potesse essere efficace era e in qualche modo è ancora difficoltoso per me. E quindi il lavoro sulle musiche è molto importante, come vi dicevo. In questo periodo Russell e Robert stanno componendo i temi principali per ognuno dei personaggi, in modo tale da avere dei temi base, dei mattoncini Lego sui quali poi costruire l'intera colonna sonora. Questa cosa mi è di grande aiuto perché in base ai temi musicali, che ovviamente non sono composti così senza indicazioni, ma sotto precise indicazioni registiche, possono darmi una mano a realizzare dei modelli, dei progetti visivi, non solo per i personaggi che già di fatto ci sono e che prossimamente vi farò vedere in maniera più approfondita, ma anche proprio per il mondo della serie in cui si muoveranno questi personaggi, un po' l'atmosfera generale di tutta la serie, che ancora è nebulosa. Vi chiedo di pazientare ancora un po', sarò probabilmente non il prossimo mese, ma a partire da settembre / ottobre in grado di mostrarvi qualcosa di più in un report forse dedicato espressamente a Flatland, in modo tale da potervi mostrare molto di più di un progetto che è molto promettente, nel quale credo fortemente. E chiudiamo con Gardens. Vi chiedo scusa se do l'impressione di andare molto veloce, ma non è un'impressione, è proprio così. Ho un mal di testa che mi spacca in due e oltretutto c'è un caldo torrido. Io non lo potete vedere, ma sotto sono in mutande. Questa camicetta è solo per decenza e non vedo l'ora di togliermela, anche perché c'ho un faretto dritto in faccia che non fa altro che scaldarmi. Quindi sì, sto andando di fretta, però le informazioni ci sono. Dicevo, chiudiamo con Gardens, Space Opera, il primo episodio Alpine, che ha riscosso molto successo sia a Milano che a Torino ed è attualmente ordinabile tramite la piattaforma Gumroad. In descrizione vi inserirò il link per poter acquistare il film completo. Ha le carte in tavola per poter approdare da altre parti, in altre forme, in altri lidi. Sono volutamente criptico perché siamo in una fase, io e il team, io, Manuel Chierregato e Tiziana Comis, siamo in trattative con alcuni personaggi che potrebbero far sì che Alpine e di conseguenza tutta la saga di Gardens possa essere pubblicizzata in maniera più capillare e possa raggiungere lidi espositivi e anche di vendita che fino a qualche tempo fa non potevamo immaginare. Capirete se non posso dirvi di più, le trattative sono sempre delicate, siamo agli inizi di questi colloqui con persone che possono dare una mano a far sì che Gardens venga diffuso in maniera più estesa, quindi sicuramente ci saranno degli aggiornamenti nei prossimi mesi.
Quindi per oggi è tutto, io vi ringrazio doppiamente perché fa molto caldo sentire un tizio che parla per, adesso non lo so, penso 8-10 minuti, è un'impresa, quindi vi ringrazio per l'appoggio che mi dimostrate sempre. Vi invito a visitare il sito internet www.verticalgreenproductions.com e i nostri canali social su Facebook, Instagram e appunto YouTube, mettendo mi piace, cuoricini ovunque lo vogliate, sono degli attestati di stima che assolutamente vengono apprezzati e vi invito come ogni volta a visitare lo store online della Vertical Green su Redbubble per farvi e farci un regalo. Avevo promesso nel report precedente, ho mancato assolutamente la promessa, ma vi riprometto che la disattenderò di nuovo, no, è in progetto di inserire su Redbubble dei nuovi oggetti, delle nuove grafiche per le magliette e tutti gli oggetti in vendita e niente, basta, ho finito. Il prossimo report quindi dovrebbe uscire il prossimo mese, ma non vi assicuro niente perché sono i mesi più caldi e il vecchietto qui presente potrebbe venir meno. Quindi grazie ancora e alla prossima. Ciao!